regà, buongiorno. Come state? Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Come state, signori? Spero tutto bene. Sono appena rientrato da Firenze e tra l'altro, ragazzi, ho qui sul mio computer delle cose che non vi faccio vedere, che vedrete penso la prossima settimana o questa settimana, non lo so. Per un video che ho comprato sull'aereo. Ora, probabilmente sarò l'unico al mondo che avrà fatto questa cosa, però l'ho fatto e ci voglio fare un video. Detto questo, questo era un piccolo spoiler per la prossima settimana. In questo periodo, come avrete detto dal titolo, non si parla di nient'altro se non l'aumento del costo della benzina, che ogni giorno aumenta sempre di più. Anche il diesel, non solo la benzina. Cioè, diciamo benzina, ma in realtà sono i carburanti che stanno aumentando. Prima è toccato al metano, che adesso sta a 2,50 euro, una roba del genere più o meno. Poi alla benzina e al diesel. E per la prima volta, penso, nella storia, il diesel costa più della benzina. Io ho un'auto diesel, comprandola ho pensavo di poter risparmiare, invece me la sto pigliando altamente in culo, così come tutti quelli che hanno un diesel. Per fortuna, da quando mi sono trasferito, la macchina la uso pochissimo. Il monopattino è il mio mezzo principale ormai per fare praticamente qualsiasi cosa, e la macchina è sempre in garage, non la uso più. Infatti non mi tange questo aumento dei carburanti. Detto questo, non potevo chiaramente non portare un video del genere e anch'io toccare l'argomento, però a modo mio, ovvero mostrandovi tutti i meme, o i meme, o come cazzo si dice, della questione carburanti in Italia. Detto questo, come sempre, i meme sono stati accuratamente selezionati dalla mia ragazza, che ormai è la mia meme finder di fiducia. Altro che Reddit, io ho il mio Reddit personale. Ci sono anche alcuni TikTok, un paio che voglio farvi, vedere, ma su TikTok praticamente nella mia home ci sono solo video di carburanti e sfighe, che più o meno costano uguali, no? Iniziamo con i meme qui del caso. Oh, partiamo con questo primo, dove c'è un cameriere che sta mettendo la benzina. Questo può essere interpretato in diversi modi. Io il modo in cui lo vedo è che la benzina costa talmente tanto che è come se tanto te ne andassi al ristorante, paghi di più la benzina che il ristorante. Io la vedo con così. Quando la benzina costa troppo, vai a McDonald's con il cavallo. Io fortunatamente sono del sud, sono un terrone schifoso, e quindi i cavalli, siccome qui sono all'ordine del giorno, se andiamo in centro al Teatro Massimo ci sono tutti quelli con le carrozze che fanno fare il giro ai turisti. Tra l'altro, spoiler, questa cosa dei cavalli che fanno fare il giro ai turisti, sono ritornato da poco da Firenze. Firenze, sotto la cattedrale lì, quella roba, era pieno di carrozze con i cavalli. Mi sentivo nella mia città, incredibile. Ho capito che comunque non è un'usanza del sud. L'ho capito ieri. A 28 anni. Grandioso. Però effettivamente con i cavalli non inquini, in parte perché cagano come non mai. Non paghi niente, top. È un ottimo mezzo di trasporto. Dobbiamo tutti affidarci a Manuè. Come stai stamattina? Buongiorno Manuè. Che ragazzi, questo mi fa morire. 2020, c'è una Fiat Punto rossa, bellissima, una grande Punto. 2022, proprietari di stazioni di servizio con l'Audi RS6 del Cristo Signore. Però peccato, ragazzi, perché voglio spezzare una lancia a favore delle stazioni di servizio, che ci sono quelle che ne approfittano. Apro parentesi, l'altra volta sono passato da un distributore che aveva il diesel a 2,62. Io ho fatto così col dito e ho detto: suca. Che 2,62, raga, non esiste. L'ho visto 2,34, 2,40 l'ho visto, ma 2,60, raga, io ho detto vaffa. Cioè, alzate il dito medio così, io ho fatto fanculo. Detto questo, le stazioni di servizio, ragazzi, non è che ci guadagnino chissà quanto, no? La benzina anche loro la comprano a prezzo maggiore, perché aumenta il costo del barile, chiaramente. Non è che loro si svegliano una mattina e diciamo: ah, minchia, oggi vendo la benzina a 3 euro. No, non lo fanno, chiaramente. Poi c'è chi ci mangia, chiaramente, senza ombra di dubbio. Siamo in Italia, d'altronde. Oh, rispetta sempre i ciclisti, domani potresti esserlo anche tu. Tra l'altro, anzi, qui il carburante era economico. Minchia, il diesel 2,16, la benzina 2,15. Infatti il diesel di più già... Mamma mia, sta cosa proprio mi irrita da morire. Però non so se è una cosa vera. Dice: perché il diesel sta iniziando a costare di più rispetto alla benzina? Perché il diesel, da quel che so, viene utilizzato anche per alimentare tipo delle centrali elettriche. Non lo so, potrebbe essere. Viene utilizzato come combustibile per qualcosa e quindi costa di più. Alcune cose che permettono di ostentare la ricchezza? Mi starete chiedendo quali sono? Una villa con piscina, chiaramente. Una collana d'oro da rapper. No, quella più che ricchezza... Mi sembri un coglione, più che con quella collana fa schifo. Il Rolex, chiaramente. Chi ha il Rolex, ragazzi, è una persona abbastanza benestante, insomma. E il pieno. Il pieno. Se tu hai il pieno nella tua macchina, devi aver paura a lasciarla parcheggiata per strada, perché secondo me ti fanno un buco di notte sotto il serbatoio e si fottono la benzina. Cioè, ormai, ragazzi, dobbiamo preoccuparci non se lasciamo il telefono dentro la macchina, dobbiamo preoccuparci se abbiamo il pieno. No, raga, pericolosissima sta roba, ci fottono tutto. Quando si accende la spia della riserva... Sì, aiuto. Che solo...
Sì, oddio. C'è praticamente... Come cazzo si chiama questo verde di... Di coso, di Dragon Ball? Porco due, non me lo ricordo. C'è nel letto Junior, ma lo sono ricordato non perché io non l'abbia cercato su internet in questo istante. No, assolutamente. Che guarda la foto di quando il diesel stava 1,24. 1,24 o Hyper Self è servito 1,88. Troppo gap, frate, troppo gap. Cioè, com'è possibile? E quando stava la benzina 1,35 al Super 2,01? No, raga, impossibile, infattibile questa roba. Comunque, si ricorda che la benzina costava poco. Vi ricordate dei tempi di lockdown che la benzina appunto costava tipo dai 1,10 a 1,25? Che top che era. Top non il periodo, era una merda, però la benzina costava poco. Tipo, infatti, questo simpatico benzinaio sta cambiando adesso i pezzi nel prezziario e lì nel tabellone c'è Giovanni sotto che non ce la faccio, troppi ricordi. Chissà se ritornerà mai al prezzo di un tempo. Secondo me no, raga. Secondo me la piamo altamente in culo in questo periodo. Chiaramente non poteva mancare anche questo meme che a posto della Super e del diesel abbiamo Don Perignon e Homo Chandon. Perché, cioè, se noi comprassimo una bottiglia di Homo Chandon, probabilmente ci costa di meno della benzina. Più o meno, più o meno. Ah, questo... Questo è proprio da boomer. Quando la benzina è aumentata, ma io metto sempre 20 euro. Ragazzi, vi giuro che mi è capitato che parlando con qualcuno ho detto: minchia, aumenta la benzina. Comunque prendiamo il discorso caro carburanti. E quest'ultimo risponde: ma io tanto ci metto sempre 10 euro. Ma ho capito che tu metti sempre 10 euro. Ma se un anno fa con 10 euro ti venivano 8 litri, ipotizziamo, oggi con 10 euro ti vengono 4 litri. Ma sei coglione. E dulcis in fundo, la tanica della benzina diventa Louis Vuitton. Chiaramente un brand di pregio come questo, la Vuitton si è anche buttata nel mercato dei carburanti. Se comprate il carburante Vuitton e lo mettete alla vostra macchina, diventa più scintillante, più brillante e più bella. Compratela adesso, chiamate il numero in sovraimpressione. Ma andiamo in un fantastico mondo chiamato TikTok. Sto periodo mi raffiora troppo alla mente la canzone di Mr. Max, ma quando gusta sta benzina aumento ogni mattina. Cioè, ragazzi, quella canzone l'ascoltavo almeno 10 anni fa in macchina con mio fratello, che avevamo i CD comprati dal bangladino sotto casa, fasullissimi ovviamente, tarocchissimi, con tutte le canzoni di Mr. Max, che io ero super fan di Mr. Max. Tra l'altro, io nel mio computer c'ho un sacco di musica, dovrei avere un sacco di CD di Mr. Max. Esatto, Mr. Max, c'ho la discografia nel mio computer. Se non ci credete, ve la faccio ascoltare. Bellissimo, ragazzi, mamma mia, dal 2010 questa cosa, sono passati 12 anni, voglio ritornare a quei tempi. Ritornando a noi, andiamo a vedere alcuni dei TikTok di cui vi stavo parlando. Partiamo da Matteo Paiella. Vado, io dico, no, c'è 9 litri 20 euro di benzina. Dico, ma voi state proprio cioè io sono matto, ma voi ve superate, oh. Cioè, questo è per Mario Draghi, oh. A Mario, mando cazzo vivi. A Mario, mando cazzo vivi. Come se c'entrassi tu in parte. In parte c'entra, perché non tengo le accise di merda, però. A Mario Draghi, mando vivi Mario Draghi, io non lo so, boh. Mando vive Mario Draghi, oh. Ma vieni qua, vieni a Violeggio, vieni. A Violeggio? Ma che stiamo a scherzare? Mario Draghi muto e silente, no vabbè. Mario Draghi muto e silente, no vabbè, no vabbè. Sto vado a piedi, che me frega a me. Top. Ragazzi, io top fan numero uno di Matteo Paiella, non ci posso fare un cazzo, ma mi fa troppo ridere. Ah, quest'altro TikTok, raga, l'ho visto stamattina, mi ha fatto morire, ve lo giuro. Ascoltiamolo, osserviamolo con calma. Papà! La macchina! Mamma! Come mamma? Che è successo a mamma? Corri! Che cosa? Con la macchina c'è cosa? Ha fatto l'incidente! No! Capotate! No! Sta facendo il pieno! Alla macchina, il pieno di benzina! Le musta lì dalla zucca! Che mi fa morire. Che è proprio la ragazza a recita. Ti prego, fai l'attrice, cazzo. Bravissima. Che tono di voce. Cioè, sembrava troppo quando l'ho visto era per la prima volta, raga. Ho detto, minchia, adesso c'è tipo la mamma appiccicata al muro, Mi dissocio assolutamente dal contenuto di questo TikTok. Tuttavia, un po' quello che vi dicevo prima, che dobbiamo aver paura se lasciamo la macchina col pieno parcheggiata per strada, perché potrebbe succedere questo. Quindi dobbiamo un attimino spaventarci e avere sicurezza della nostra tanica di benzina. Oppure ci scarichiamo la benzina, ce la portiamo a casa e l'indomani mattina la mettiamo. Una soluzione molto comoda, benvenuti nel 2022. Che anno di merda. 2,5 Garso, un Casio. Ma questo sta mettendo la ma poi che cazzo.
Ma che cazzo è in mano un missile? Che cosa cazzo, cos'è? Cioè, allora, innanzitutto mi affascina più sto siluro di vetro che altro. Ma che cazzo è? Raga, la gente sta fuori comunque, eh? Stiamo perdendo le staffe, figa. Ah, raga, pure sto tizio. Mamma mia, mi ha fatto morire un sacco. Più che altro perché mi fa un sacco ridere come parla. E poi proprio incazzato se la prende col mondo, cazzo. Mi fa morire. 2,30 euro, gasolio 2 euro, metano 2,60 euro. Io non ho capito le sanzioni le sta da fare alla Russia o all'Italia. Esatto. Che cazzo stanno a fare? Cioè, date gli incentivi per i monopattini durante la... Per i monopattini! Mia che non poteva uscire un cazzo di nessuno, mo che servono li mettete. Raga, sembra Matteo HS incazzato, ve lo giuro. Però l'altronde l'italiano ha ragione a così. Ah, per me la benzina costa anche 5 euro un litro. Io sempre 10 euro metto. Esatto. Certo, costa più la benzina che un Dom Perignon. Mi pare logica una cosa del genere. Raga, lui mi fa morire. Ha ragione, figa. Ha ragione in tutto. Fa troppo ridere. Quindi, ragazzi, ci siamo presi un attimino di pausa, di spensieratezza. Abbiamo riso un attimino su sto fatto del caro benzina. Che comunque è un fatto che dovrebbe farci incazzare parecchio. Visto che l'Italia è uno stato, cioè forse è lo stato con più accise nella benzina rispetto a tutti gli altri paesi europei. Cioè, se togliessero le accise, sono tipo le tasse, una serie di cose sui carburanti, non dico che la pagheremmo la metà, ma siamo giù di lì. Cioè, la pagheremmo almeno il 45% in meno. Quindi sarebbe il caso che l'Italia, piuttosto che appunto fare il bonus monopattini o il bonus rubinetti, il bonus rubinetti, ma poi mi avevano abrogato lì, come cazzo si dice, la legge del bonus il cazzo lì, il bonus psicologo, l'avevano abolito. Cioè, comunque non avevano aderito a questo bonus. Poi per fortuna si sono resi conto che hanno fatto una cazzata e lo hanno fatto. Perché si sono resi conto che cazzo erano proprio idioti a non inserire un bonus così importante. Però il bonus rubinetti per cambiare il rubinetto della vostra casa del cazzo, assolutamente sì. Il bonus rubinetto è più importante della sanità mentale dei ragazzi, senza ombra di dubbio. Così come le accise. Cazzo ce ne frega se gli italiani pagano 3 euro un litro di benzina. Tanto a noi che cazzo ce ne frega. Detto questo, io spero che come sempre il video vi sia piaciuto. Vi ho riso un attimino su questo argomento, ma speriamo che la situazione cambi e migliori nei prossimi giorni. Spoiler, la vedo difficilissima, anzi la vedo sempre più nera come situazione. Detto tra me e voi, chiaramente. Fatemi sapere la vostra su questo argomento. Vado a piangere, ciao.